Tra il giugno 1919 e l'agosto 1920 furono firmati 5 trattati che portarono a un radicale mutamento nella geografia europea, ridisegnata dalle potenze vincitrici nella conferenza di pace tenutasi a Versailles. Il presidente Wilson invocò una pace che sancisse la libertà di ogni popolo e la cooperazione fra gli stati per evitare altri conflitti di grandi proporzioni in futuro. Si batté inoltre per la creazione della Società delle Nazioni, un organismo internazionale che garantisse la pace mondiale. Questa pace si doveva basare sui 14 punti da lui esposti agli inizi del 18. Gli alleati, tuttavia, avevano sollevato obiezioni sulle condizioni dell'armistizio e della pace, volendo tenere una linea più dura con i tedeschi. Il primo ministro britannico Lloyd George intendeva proseguire il blocco navale e la Francia pretendeva che la Germania pagasse ingenti danni di guerra, ritenendola responsabile dello scoppio del conflitto. Wilson aveva cercato di trovare un compromesso, minacciando di concludere una pace separata con la Germania se Gran Bretagna e Francia non avessero accettato di intavolare trattative. Questa tattica si rivelò vincente e il 5 novembre 1918 fu trovato l'accordo sulle condizioni per l'armistizio con la Germania. L'8 novembre, su un vagone ferroviario nel bosco di Compiègne, 65 km a nord-ovest di Parigi, una delegazione tedesca incontrò il comandante supremo degli alleati. Foch illustrò loro le condizioni dell'armistizio. Lo stesso giorno, il Kaiser Guglielmo II abdicò, si recò in esilio in Olanda, ma le potenze vincitrici avanzarono la richiesta che fosse processato per crimini di guerra. In un clima di grave crisi politica, il 9 novembre il ministro senza portafoglio Philipp Scheidemann proclamò la nascita della Repubblica Tedesca. Primo presidente divenne il leader socialdemocratico Friedrich Ebert, mentre Scheidemann fu il primo cancelliere. L'armistizio fu firmato alle 5 del mattino dell'11 novembre e divenne effettivo 6 ore dopo, cioè alle 11. Per questo, il momento venne ricordato come le ore 11 dell'undicesimo giorno dell'undicesimo mese. Le condizioni imposte ai tedeschi erano durissime ed estremamente punitive per la Germania. Tra l'altro, si minacciava la ripresa delle ostilità entro 48 ore se il governo tedesco avesse disatteso anche una sola delle condizioni previste dal documento. In base a esso, i tedeschi dovevano ritirarsi entro 2 settimane dai territori occupati lungo il fronte occidentale. Le forze alleate si sarebbero schierate sulla sponda sinistra del Reno, stabilendo poi zone di occupazione sulla riva destra in corrispondenza di Magonza, Coblenza e Colonia. Per quanto riguarda gli equipaggiamenti militari, i tedeschi dovettero cedere 5.000 pezzi di artiglieria, 30.000 mitragliatrici, 2.000 aerei, 5.000 locomotive, 150.000 vagoni ferroviari, 5.000 autocarri e tutti i sottomarini. Le unità maggiori della flotta tedesca furono internate a Scapa Flow in Scozia. Il 13 dicembre 1918 Woodrow Wilson giunse in Francia. Era il primo presidente degli Stati Uniti a recarsi in visita ufficiale in Europa. Alla conferenza di Parigi, egli presentò il suo programma di pace in 14 punti. Alcune clausole contenute nel documento elaborato dal presidente Wilson vennero giudicate punitive in Germania. Tuttavia i tedeschi non avevano scelta, non potevano riprendere le ostilità. Dovettero quindi accettare quelle clausole, seppur a malincuore. I francesi, al contrario, ritennero le proposte di Wilson fin troppo indulgenti,
così come non furono soddisfatti del trattato di pace di Versailles, firmato successivamente nel giugno 1919. Wilson, che fu il maggior promotore della Società delle Nazioni, ufficialmente operativa dal 10 gennaio 1920, paradossalmente non ottenne l'approvazione del Senato per l'adesione degli Stati Uniti a questo organismo. La Grande Guerra era finalmente giunta al termine. In tutto il mondo, uomini e donne si preparavano a ricostruire ciò che era stato distrutto in quei terribili 5 anni di guerra. L'impero britannico, che era stato costretto a contrarre enormi debiti per finanziare le operazioni belliche, si trovò ad affrontare una grave crisi economica. Le potenze europee persero prestigio a livello mondiale, mentre Stati Uniti e Giappone assunsero un ruolo di primaria importanza nella politica internazionale. In Francia e in Belgio, dove si erano combattute le più sanguinose battaglie del conflitto, regnava la devastazione. Occorrevano ingenti capitali per ricostruire paesi e città, e i francesi intendevano addebitare quei costi alla Germania. Per calcolare la cifra che i tedeschi avrebbero dovuto risarcire, fu creata un'apposita commissione che visitò Francia, Belgio e Gran Bretagna allo scopo di definire l'entità dei danni. Nell'aprile del 1921, la commissione comunicò l'importo complessivo che la Germania avrebbe dovuto versare: 132 miliardi di marchi tedeschi da pagare in oro. Una cifra colossale. Il governo tedesco era tenuto a pagarla in rate annuali di 2 miliardi e mezzo di marchi. L'ultimo versamento era previsto addirittura per il 1961. La Germania sborsò la prima rata nel 1921, ma già l'anno seguente, col paese in grave crisi economica, non fu possibile far fronte all'impegno. La Gran Bretagna concesse una dilazione di 3 anni. Francia e Belgio invece non accettarono rinvii e iniziarono a requisire le fabbriche tedesche per compensare l'insolvenza. La Germania cessò i pagamenti nel 1932 dopo aver versato 22 miliardi e 891 milioni di marchi oro. La Prima Guerra Mondiale ebbe un costo enorme in termini di vite umane. Degli oltre 65 milioni di uomini mobilitati, quasi 10 milioni persero la vita. Chi ebbe la fortuna di tornare a casa vi trovò grandi cambiamenti. Le donne, che prima della guerra erano per lo più massaie, durante gli anni del conflitto si erano accollate il peso di mestieri tradizionalmente riservati agli uomini. Aravano i campi, guidavano gli autobus e lavoravano in fabbrica. Fu una vera e propria rivoluzione. Lavorando, le donne godevano di maggiore libertà e potevano disporre di denaro proprio, acquisendo maggior peso nella società. I movimenti femministi si imposero, ottenendo il diritto di voto per le donne in Gran Bretagna, Germania, Russia e Stati Uniti. Molti di coloro che tornarono dal fronte rimasero scioccati dal nuovo ruolo delle donne. Ma molto di più era cambiato. Erano crollati 4 grandi e antichi imperi a regime assolutista. L'impero degli zar era diventato un regime comunista, perdendo i territori polacchi occupati, il Granducato di Finlandia, Lettonia, Estonia e Lituania, che divennero repubbliche indipendenti. L'impero ottomano si disgregò e si trasformò nella moderna Turchia. L'impero austro-ungarico fu diviso in Austria, Ungheria, Cecoslovacchia e Jugoslavia. La Germania perse le sue colonie e parte della Polonia, un tempo annessa all'impero.
La neonata Repubblica di Weimar usciva dalla Grande Guerra distrutta, colma di risentimento e umiliata dalla sconfitta. L'industria e l'economia erano al collasso. I gruppi politici di opposto schieramento si davano battaglia. Molti reduci del conflitto erano erroneamente convinti che la guerra non fosse stata perduta al fronte, ma per colpa di traditori presenti fra i loro connazionali. Nacquero così organizzazioni paramilitari di estrema destra chiamate Freikorps, Corpi Franchi. In esse i veterani ricercavano la stabilità di una struttura simile all'esercito e una nuova guerra da combattere, quella contro il comunismo. Tra le loro vittime ci furono Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg, due rivoluzionari assassinati nel 19 da un gruppo di ex combattenti. I loro corpi furono gettati in un canale di Berlino. Questo clima di crisi e forti tensioni avrebbe spianato la strada all'ascesa del nazismo. Mentre l'Italia si avviava già verso il fascismo con Mussolini, nel novembre del 1923 a Monaco vi fu un tentativo di colpo di Stato ai danni del governo bavarese organizzato da un gruppo di estrema destra. L'azione fallì e il suo ideatore, un reduce della Grande Guerra, venne arrestato e processato per alto tradimento. Il suo nome era Adolf Hitler. In memoria delle vittime della Grande Guerra, sul territorio italiano, come in tutti i paesi che parteciparono al conflitto mondiale, sono sorti numerosi sacrari militari, monumenti ai caduti e musei. Luoghi che hanno la capacità di evocare, di far riflettere e di parlare ai cuori delle persone che li visitano. Ogni località che fu teatro di scontri e battaglie ha il suo luogo della memoria. Tra i più celebri, i sacrari di Re di Puglia, del Monte Grappa e del Montello. Quello che sorge nel comune di Fogliano di Re di Puglia, in provincia di Gorizia, è il più grande sacrario militare italiano. Fu costruito di fronte al primo cimitero di guerra della Terza Armata, sul Colle Sant'Elia. Oggi il cimitero è una sorta di museo all'aperto noto come Parco della Rimembranza. I resti dei soldati che vi erano stati sepolti nell'immediato dopoguerra furono poi trasferiti nell'attuale sacrario. Il parco è disseminato di reperti e testimonianze storiche, tra cui molti cannoni e pezzi d'artiglieria risalenti alla Grande Guerra. Quest'epigrafe ricorda i 30.000 invitti della Terza Armata Italiana che combatterono sull'Isonzo.
Nelle 11 sanguinose battaglie che si svolsero lungo il fiume Isonzo e sulle montagne del Carso, l'esercito italiano perse complessivamente 558.000 uomini. Un frammento di colonna romana posto su un terrapieno erboso celebra la memoria dei caduti in tutte le guerre. Il Sacrario di Re di Puglia, inaugurato nel 1938, ospita anche la tomba del Duca d'Aosta, comandante della Terza Armata. Egli stesso chiese di essere posto a riposare tra i suoi soldati. Qui sono raccolte le spoglie di 100.000 militari italiani. Più di 60.000 sono ignoti. L'imponente scalinata custodisce i resti dei caduti identificati. Alla base corre la Via Eroica, che rievoca i luoghi delle battaglie incisi su lastre di bronzo. Dal Carso alle Prealpi Venete, dove sorge il Sacrario del Monte Grappa a quota 1776. Tra il novembre 1917 e l'ottobre del 18, gli italiani difesero eroicamente questa montagna. L'architettura del Sacrario ricorda quella di un forte. Il Grappa era infatti considerato l'ultimo baluardo per difendere l'Italia dal nemico. Dal santuario della Madonnina del Grappa parte la Via Eroica, a memoria della strenua resistenza degli italiani sul monte. Nel Sacrario riposano le spoglie di 12.615 soldati morti al fronte, mentre il Tempio Ossario di Bassano del Grappa ospita i resti di oltre 5.000 militari italiani morti negli ospedali da campo in seguito a ferite riportate in battaglia. Tutti soldati che combatterono sul Monte Grappa nell'ultimo anno di guerra. Gran parte di essi erano ragazzi del 99 chiamati al fronte all'età di soli 18 anni. Subito sotto la cima del Grappa si trova la Galleria Vittorio Emanuele III, una grandiosa opera di fortificazione scavata nella montagna, realizzata in appena 10 mesi e lunga, con tutte le sue diramazioni, 3,5 chilometri. I soldati italiani disponevano qui di osservatori, postazioni di cannoni e di mitragliatrici. Nel 1918 migliaia di uomini dovettero rimanere per lunghi periodi in questi cunicoli trincerati nella montagna. Un tempo unita alla galleria da un passaggio sotterraneo, la caserma Milano è oggi adibita a museo storico, dove sono esposti innumerevoli reperti e testimonianze della Grande Guerra. Questi sono caricatori per fucili usati da vari eserciti che combatterono nel settore del Grappa. E queste, le armi usate nei sanguinosi scontri che si svilupparono per difendere la montagna sacra degli italiani. Un altro luogo consacrato alla memoria dei caduti è il Montello, nella provincia di Treviso. Nel giugno 1918 il colle fu teatro di feroci combattimenti nel corso della battaglia del Solstizio. In questa semplice torre bianca riposano i resti di ben 9.325 soldati italiani. I morti identificati sono poco più di 6.000, gli altri sono ignoti. Il terzo piano del Sacrario ospita un museo che espone reperti bellici rinvenuti nella zona, in gran parte donati dalle famiglie dei caduti. Vi sono fotografie, mappe e armi. Una piccola sezione è dedicata a Francesco Baracca, il famoso asso dell'aviazione italiana caduto sul Montello il 19 giugno 1918.
A un chilometro dal Sacrario, nel luogo dove venne ritrovato il suo aereo abbattuto, si trova il monumento in sua memoria. Dal Montello, spostandosi verso nord-est, si giunge a un'altra località indissolubilmente legata alla Grande Guerra, Caporetto, oggi Kobarid, in territorio sloveno. Nel suo ossario riposano i resti di circa 7.000 soldati italiani. In una piccola piazza del paese sorge il Museo della Grande Guerra. Le sue 12 sale ospitano una grande varietà di reperti bellici, equipaggiamenti militari, armi, uniformi, proiettili, ma anche fotografie e documenti che raccontano i giorni della guerra e i suoi drammi. Un grande plastico riproduce la zona dell'Alto Isonzo, dove nel 1917 l'esercito italiano subì la tragica disfatta di Caporetto. Una fortificazione nascosta tra gli alberi. In questi luoghi sono ancora evidenti i segni della Grande Guerra. I dintorni di Caporetto sono tutt'oggi solcati dalle trincee. Qui, come nel resto d'Europa, fu in trincea che si scrissero le pagine più drammatiche del conflitto.